Presidente, ha festeggiato questi 70 anni che sono molto importanti per Confagricoltura. Adesso poi noi aspettiamo il futuro imminente del Presidente Giuliano. Quale sarà? Allora, i 70 anni giustamente sono di Confagricoltura, non sono i miei. Il futuro imminente del Presidente Giuliano è quello di poter finalmente dedicarsi al 100% alle sorti della sua impresa, della sua azienda, che devo dire in questi anni non è che ha sofferto di più, per cui per la gioia dei miei dipendenti starò H24 nella mia azienda, sperando che questo possa consentirmi di recuperare tutto il tempo che ho perduto e che ho regalato e che ho molto volentieri regalato a questa bellissima iniziativa. Questo non significa che però si perderà una carica politica importante di Confagricoltura, che per tanti anni è stato al suo capo e non solo come ruolo di presidente qui a Foggia, ma anche vicepresidente nazionale, ma soprattutto ci sono tante porte aperte perché una figura che ha lavorato così bene possa prendere altri incarichi importanti. Ma io personalmente la ringrazio di queste cose belle che mi dice. Spero che, come dire, di potermi rendere ancora utile, ecco, in quale veste ancora non so, non mi chiudo a nessun tipo di esperienza, ma ripeto, non ho fissato nessun obiettivo perché sarebbe sciocco e stupido dopo un percorso così, come diceva lei, così esaltante, cominciare a fare programmi per il futuro. Il mio futuro è nella misura in cui il mio settore o chiunque altro abbia bisogno di me. Presidente, come ritiene fino ad oggi il lavoro del nuovo assessore all'agricoltura della Regione Puglia e soprattutto di questo PSR? Allora, voglio essere molto, molto chiaro. Il lavoro di un assessore all'agricoltura si giudica in tempi lunghi perché non è semplice riuscire a coniugare rapidità di esecuzione con progetti e con progettualità. È chiaro che io sono tra i più convinti sostenitori dell'assessore Di Gioia, non a caso lo abbiamo sostenuto fin dal primo momento. Il problema vero è che guidare una struttura regionale così complessa e così farraginosa per certi versi non è impresa da poco. A Leo Di Gioia va riconosciuto un grande pregio, una grande capacità, che è quella di ascoltare sia il territorio che le parti sociali, e questa non è cosa da poco. Quando dico ascoltare non parlo di un ascolto così fine a se stesso, parlo di un ascolto costruttivo e della capacità anche di coinvolgerci noi organizzazioni professionali nel percorso di miglioramento della struttura regionale, e questo gli va assolutamente riconosciuto. Parte una sfida importante, un'ultima battuta proprio tecnica, che è quella della 4.0. È pronta Foggia, è pronto il territorio provinciale? Assolutamente sì. Noi siamo, non per certi versi, in assoluto all'avanguardia in tutti i campi dell'agricoltura. Lo dico con orgoglio, ma lo dico anche con consapevolezza, perché tutto questo lungo percorso mi ha portato anche a conoscere realtà diverse, e devo dire che Foggia è una realtà assolutamente di primissimo livello. Starà a noi dirigenti delle organizzazioni, così come starà alla politica, far sì che questo possa accadere.